Il lavoro di addestramento dura anni. All'inizio semplice, poi via via più complesso. Sempre cercando la collaborazione del cavallo, senza mai forzarlo, si arriva a sviluppare la sua muscolatura, migliorando la tecnica del movimento, smussando le sue rigidità, migliorando la sua sottomissione con esercizi continui di difficoltà progressiva. È bene iniziare il lavoro al passo per almeno 10 minuti, per dar tempo al cavallo di scaldarsi e sciogliersi. Eseguire l'esercizio di spalla in dentro seguito da circoli aiuta il cavallo a sciogliersi nelle anche e gli impone un maggiore impegno del posteriore. Quindi si può passare alle esecuzioni di alcune appoggiate, esercizio più impegnativo, curando bene che la spalla preceda sempre le anche, con un ritmo sciolto e regolare. È bene non protrarre l'esercizio per molto tempo, inserendo numerose pause a redini lunghe. Rispettare la simmetria degli esercizi, eseguendoli sempre sia a mano destra che a mano sinistra, è indispensabile per garantire un uguale sviluppo muscolare e scioltezza su entrambi i lati. Gli stessi esercizi vanno effettuati al trotto. Al trotto, nell'esercizio della spalla in dentro, la gamba interna del cavaliere resta nella regione del sottopancia e crea l'impulso. Quella esterna è un po' più arretrata. Il cavallo è leggermente piegato verso l'interno e deve percorrere tre piste. Una con l'anteriore interno, una con l'anteriore esterno e il posteriore interno, la terza con il posteriore esterno. Il movimento deve restare regolare e sostenuto da un costante impulso. Nell'appoggiata, il cavallo, flesso dalla nuca alla coda intorno alla gamba interna alla direzione in cui procede, avanza incrociando gli arti, mantenendo le spalle sempre in posizione avanzata rispetto alla groppa. La gamba interna del cavaliere, nella regione del sottopancia, crea l'impulso, mentre quella esterna sollecita lo spostamento laterale. Entrambe le mani del cavaliere tendono all'interno nella direzione del movimento, mentre l'assetto del cavaliere resta centrale. Questo lavoro va sempre alternato con esercizi ad andature medie. E con allungate. Tutti questi esercizi vanno eseguiti prefiggendosi punti di riferimento ben precisi, concentrandosi ad effettuarli nei punti stabiliti. Abituarsi all'esattezza dell'esecuzione negli esercizi in piano è indispensabile per poi essere precisi nelle traiettorie tra gli ostacoli e nelle girate del percorso.
Un altro esercizio utile è la controspalla indentro nel circolo. Seguito da un'allungata, in cui si sentirà un buon impegno del posteriore. Il lavoro su un otto con frequenti cambi di flessione scioglie la schiena del cavallo e lo rende morbido nella ganascia e leggero sulla mano. La groppa indentro è una appoggiata eseguita sulla pista e unisce a un maggior impegno del posteriore una buona scioltezza del cavallo nel suo insieme. Alt e passi indietro sono esercizi utili per l'equilibrio del cavallo, da eseguire spesso. Con un cavallo sereno e sciolto dopo l'alt per indietreggiare, è sufficiente avvicinare le gambe al costato del cavallo e stringere i pugni sulle redini. Dopo alcuni passi indietro, alleggerire l'appoggio sulle redini e ripartire subito in avanti.